Arrivano le festività di tutti i santi e dei defunti e il comune di Teramo si attrezza per offrire ai visitatori la massima sicurezza nei cimiteri urbani e frazionali. Percorsi speciali per arrivare sino ai padiglioni ancora inagibili, protezione civile in servizio durante le giornate di festa, trasporti raddoppiati e la sanificazione degli spazi cimiteriali a cura della Teramo Ambiente. Il cimitero monumentale rimane la presenza della protezione civile per accompagnare i concittadini nelle zone che sono ancora inagibili, speriamo che sia l'ultimo anno, mentre invece è stato organizzato un servizio anche sui cimiteri frazionali, ovviamente quelli più popolosi e quant'altro. Nell'attività che è stata predisposta in coordinamento con la Teramo Ambiente abbiamo previsto ovviamente un sistema di sicurezza di ingresso e di uscita separato e quant'altro dal cimitero monumentale, con la possibilità della sanificazione, il distanziamento sociale, il controllo degli ingressi e anche la necessità di portare all'esterno la richiesta, la possibilità delle lampade votive per quanti dovessero farne richiesta, in modo tale da evitare il concentramento e l'assembramento delle persone. E poi ci sono i trasporti che sono stati aumentati. Sì, grazie anche all'assessore Verna che ha recepito ovviamente la nostra richiesta, sono stati organizzati dei servizi proprio dedicati per il cimitero con passaggi ogni 20 minuti a partire da sabato fino al 2. Quindi 31, 1 e 2 saranno questi servizi dedicati al cimitero appunto per agevolare le persone che veramente si trovano in maggiore difficoltà. Vogliamo ricordare gli orari? Gli orari sono, i cimiteri saranno aperti dalle 8 alle 17 ininterrottamente. Anche la Teramo Ambiente nei giorni di domenica e di lunedì hanno previsto delle aperture differenziate dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 17 appunto per consentire a tutti i cittadini che si dovessero recare al cimitero di poter fare ovviamente delle verifiche, delle richieste o per informazioni di qualsiasi genere. Lei ha detto che questo sarà l'ultimo anno, perché? Che da quando mi sono insediato, da quando ho avuto la delega alla Protezione Civile, ho fatto richiesta alla Protezione Civile Nazionale per poter verificare la possibilità di sistemare i padiglioni che sono attualmente inagibili. Speriamo nelle prossime settimane di potervi informare sull'esito della richiesta che abbiamo presentato. Intanto è alle porte anche la festa di Halloween, ricorrenza particolarmente amata dai giovani. Su questo punto ad intervenire il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, che raccomanda di rispettare più che mai per l'occasione le misure di distanziamento o magari fare uno sforzo ulteriore, rimandando i festeggiamenti al prossimo anno.